Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato ad unboxing e recensioni. Io sono Jacopo e dopo un po' di tempo siamo tornati finalmente con una nuova recensione. Una nuova recensione di un prodotto che mi è arrivato da poco, in realtà da poco nel senso oggi non l'ho ancora aperto, ma ho deciso di farci subito il video perché mi sembrava una cosa carina anche da regalare per Natale, in quanto adesso con il Black Friday o perlomeno per l'11/11 su AliExpress è andata in sconto a 25 euro e qualcosa rispetto, mi sembra, ai 50 che più o meno costava, anche perché è uscito il modello di Xiaomi, la nuova versione, che costa attorno ai 90 euro, mentre questa qui è passata, diciamo, in seconda scelta, però vedo che molta gente ne parla ancora bene. Quindi ho pensato di farci direttamente il video, di andarla a provare e vedere insieme se vale questi 25 euro e se effettivamente ha senso comprarla, potrebbe essere utile, quando potrebbe essere utilizzata, eccetera eccetera. Bene, andiamo quindi ad aprirla, vediamo come si presenta la confezione. La scatola è materiale bianco opaco con la stampa della stampante lucida, il logo Huawei Pocket Photo Printer, qualche caratteristica, lo scratch and check col QR code Huawei Photo Printer. Di fianco non abbiamo niente, dall'altra parte abbiamo il QR code, immagino, per l'applicazione con qualche caratteristiche in lingue a noi sconosciute, il retro con tecnologia stampante, connessione Bluetooth, stampa su carta Zinc. La carta serve è quella che poi è compatibile anche con altre stampanti o macchine fotografiche istantanee. Bluetooth Made for iPhone, la connessione marchio CE, eccetera eccetera. Qui è un po' ammaccata, ma questa credo che sia grazie alla grazia di Poste Italiane, ma anche al poco imballo da parte del venditore, perché era in uno di quei classici sacchettini cinesi. Qui abbiamo anche il pezzetto per appenderla, perché evidentemente viene anche venduta nei negozi fisici. Andiamo adesso ad aprirla e vediamo che cosa ci riserva la confezione. Packaging carino con il manuale utente che si rimuove facilmente grazie alla linguetta, con all'interno già della carta, manuale utente con alcune cartine da mettergli all'interno, manuale, diamo una breve occhiata a come è fatto, è stampato al contrario, stupendo. Ci danno soltanto una confezione di cartucce che però possiamo acquistare appunto su vari siti cinesi. Proseguendo con l'unboxing abbiamo la nostra stampante, che spesucchia abbastanza ma nulla di che. Dimensioni di una power bank da più o meno 10.000 mAh. Qui l'adesivo per aprirla. Tirando verso il basso al primo scatto possiamo vedere l'interno dove vanno messe le pellicole per la stampa, al che si riappoggia il coperchio e si spinge verso l'alto. Stabilità sì c'è, ma state attenti a quando la trasportate, perché niente che fate questo il coperchio parte e vi possono partire anche tutte le pellicole. Con questa bella finitura rossa dove escono le immagini e la scritta Huawei. Qui davanti abbiamo poi la spia per la connessione a Bluetooth, l'accensione e la carica micro USB. Per finire, in confezione ci danno il cavetto USB per la ricarica. Scarichiamo la sua applicazione, che stupendamente gli danno 4,1 stelle, pensavo facesse molto più schifo. Ed ecco aperta l'applicazione, abbiamo la prima classica guida rapida di queste app cinesi, accettiamo quello che c'è da accettare, consentiamo tutto quello che c'è da consentire, ci spiega subito come caricare la nostra carta e andiamo a inserire la carta in questo modo. Una volta fatto la richiudiamo e andiamo avanti con il tutorial. Allora, come si accende? Si tiene premuto
il pulsante sulla stampante fino a che non si accende, dopodiché quando lampeggia di verde andiamo ad attivare il Bluetooth. Una volta accesa e attivato il Bluetooth andiamo qui per cercare la nostra stampante, eccola qui, premete il pulsante di accensione, tocca ok per associare con Huawei, perfetto. Tocchiamo una volta il pulsante di accensione e vediamo che è connesso, la batteria è super scarica. Aspetta, adesso proviamo a stampare come, allora, a parte che all'interno dell'applicazione potete selezionare all'interno della galleria la foto classica da stampare, creare un college, creare una fototessera, creare un biglietto da visita, creare delle varie stampe diverse che poi magari vediamo. Adesso però proviamo a fare una stampa classica. Andiamo sulle foto, questa qua è una foto che ho fatto in Grecia, questa qui è una foto fatta in 4K in Grecia, abbastanza ricca di colori, dettagli, eccetera eccetera. Adesso proviamo a stamparla, sta trasferendo i dati all'interno della stampante e tra poco dovrebbe iniziare la stampa. Infatti vedete che qui si sta muovendo la spia, questo vuol dire che è in corso la stampa. Adesso ve la metto così, così andiamo a vedere come com'è la qualità della stampa e il tempo che impiega. Ecco, vedete che ci ha dato prima il cartellino blu che va messo in fondo, va messo comunque sempre. E ecco che arriva la nostra stampa. Qualità, devo dire, veramente dettagliata. Non mi sarei aspettato una precisione di stampa del genere. Veramente fantastica, ragazzi. E questa qui, ragazzi, è la qualità della stampa. È veramente un'ottima qualità, nel senso che da camera non si vede molto, però qui in alto comunque abbiamo le zigrinature della stampante che magari non si vedono con le stampanti classiche. Qui qualche cosina si vede, però devo dire che il colore non è moltissimo acceso, però per essere comunque su un foglio lucido, una stampante così piccola, portatile, Bluetooth, che porta i dati tramite Bluetooth a lei e riesce a stamparla in così poco tempo, la trovo veramente veramente fantastica. In più dietro abbiamo l'adesivo perché potete attaccarla. Secondo me può essere una cosa comoda appunto più che altro per le fototessere o quelle cose lì, perché avete la misura giusta eccetera eccetera, non per stampare delle foto del genere, però se avete bisogno di qualche cosa potete utilizzare anche questa in caso di emergenza. Quindi ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni. Tra l'altro abbiamo una batteria ai polimeri di litio da 500 mAh che vi permette quindi una carica tranquilla per tutte le stampe necessarie che dovete fare, portandovela dietro. Ovviamente non è una power bank o qualcosa di cui avete bisogno sempre e in qualunque momento, ma nel momento in cui vi serve sicuramente avete la carica necessaria, quindi comoda appunto da portarsi magari in vacanza. Se volete creare un album di una vacanza, ci sono tra l'altro gli album apposta per le misure di questa carta termica, tra l'altro carta termica adesiva che vi permette di staccare il retro della carta e attaccarla contro una superficie. La cosa bella tra l'altro di questa carta è che non serve l'inchiostro. Perché non serve l'inchiostro? Perché è appunto una carta termica, ovvero la stampante imprime sopra con il rullo il colore che viene preso appunto dallo strato sottostante a quello bianco di questa carta, quindi non avete tra l'altro il problema di metterci l'inchiostro. È la stessa carta che tra l'altro va nelle Polaroid, tra l'altro arriverà presto anche la recensione della Polaroid Snap Touch. La carta ha una superficie di stampa da 7,6 x 5 cm.
300 dpi di risoluzione e supporta il sistema operativo da Android 8.0 e successivi e iOS 10.0.2 e versioni successive. Quindi ve la consiglio, è utile e comoda, sì e no, nel senso, siete appassionati di fotografia istantanea ma non volete comprarvi una Polaroid SnapTouch, una fotocamera istantanea, perché magari costa tanto, ma vi fate qualche foto durante la giornata, poi la sera tornate in campeggio in albergo dove siete e vi stampate le vostre foto. Vi stampate le vostre foto, ve le sistemate in un album ed ecco che è comoda perché ha un formato piccolo, è comoda perché potete fare le cose sul momento, scrivere la data, modificarle dall'applicazione, stampare delle foto tessere se ne avreste bisogno, stampare un sacco di cose all'interno dell'applicazione, come abbiamo visto prima. Quindi secondo me per il prezzo pieno, quindi attorno ai 50 euro, non ha senso comprarla, ma se avete la fortuna di trovarla attorno ai 20, 25, anche al massimo 30 euro e ritenete che possa essere una cosa comoda, io la comprerei. Probabilmente quando andrò a fare le vacanze, adesso mi fornirò di qualche cartuccia, mi fornirò di qualche album e mi stamperò le foto più belle. Magari vado in montagna d'inverno, mi stampo una decina di foto, vado al mare, vado in Grecia, vado dove vado d'estate, mi stampo una ventina di foto più belle, in modo da avere il mio album sempre in giro. Cioè è una cosa che magari per i nostalgici delle Polaroid e delle fotografie istantanee potrebbe essere veramente comoda, anche perché ingomba poco, pesa poco e secondo me con la spesa che dà ha un'ottima resa. Io nel mentre vi saluto, come vi ho detto arriverà presto anche la recensione della Polaroid SnapTouch perché mi passerà per le mani e magari non è detto che prima o poi possa avere anche quella di Xiaomi da testare e magari fare un confronto. Se questo video vi è piaciuto non dovete fare altro che lasciare un mi piace, io come al solito vi lascio il link di questa cartuccia, album e tutto quello che serve qui sotto in descrizione se riesco assieme a un cupo sconto. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi qua sotto, lasciate un mi piace, grazie a tutti e ciao alla prossima.